Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod di vita da gangster. Nel video precedente ci siamo lasciati che siamo partiti per andare a Chirac, che sarebbe Chicago, e lì abbiamo trovato gli assalitori di Marrazzo, quelli che hanno ammazzato Marrazzo. Ci siamo fatti vendetta, ragazzi, abbiamo assaltato la 20ª strada, un posto bruttissimo di Chicago, e finalmente, diciamo, questa storia si è chiusa. Sono qua alla pompa di benzina appunto perché siamo tornati da poco, abbiamo dormito a casa dello zio di Johnny, infatti Johnny è il ragazzo che ci ha dato la soffiata dicendo che stavano a Chicago, questa banda che aveva ammazzato Marrazzo. Perfetto ragazzi, ci possiamo alzare, andiamo verso Scampia, vediamo un po' là che succede, sabato pure qua su GTA e vabbè, mi piglio un attimo una cosa da bere innanzitutto. E poi si parte, siamo con la Ferrari SF90. E poi soprattutto guardate qua che giubbotto ragazzi, abbinato con i pantaloni e con le scarpe no. Scarpe no perché sono Nike da quello che vedo, Louis Vuitton, non sono Gucci, niente. Perfetto, quindi dicevamo Ferrari SF90. Finalmente comunque ragazzi questa storia si è chiusa, Marrazzo ha avuto giustizia. Abbiamo rischiato perché si fosse perso il video di ieri, era proprio un posto bruttissimo, la polizia non c'era più, le persone chiuse in casa, le gang che comandavano, però comunque ci siamo fatti valere perché eravamo da soli e non se l'aspettavano, quindi abbiamo avuto modo di osservare, di capire e poi al momento giusto abbiamo attaccato, comunque è il video che è uscito ieri. Perfetto, saliamo nella Ferrari SF90. Da un po' che non la prendiamo ragazzi, eccola qua. Ok, usciamo. Perfetto, vediamo un attimo se qua si può uscire. Non sono mai uscito da questa parte, mi sa di sì. Ok, comunque ragazzi, per qua di prima 100 all'ora. Moro. Bella questa. È una delle Ferrari più veloci secondo me. Allora, vediamo un attimo che succede a Scampia, ragazzi, perché dovrebbe essere un sabato movimentato, no? Quindi tutti quanti a comprare, a fare soldi. Ahi, ragazzi, ecco qua, lo sapevo. Squilla il telefono e ci eravamo promessi di non rispondere a nessuno, ragazzi, perché ogni volta che squilla il telefono vuol dire che sono guai, che sono danni, che sono cose brutte. Però ragazzi, più forti di me mi tocca rispondere perché comunque può essere veramente un'emergenza e che fai, poi non rispondiamo. Facciamo una cosa, vediamo un attimo di accostarci, quindi scendiamo un attimo da qua. Mi devo accostare ragazzi, non posso rispondere in movimento con la Ferrari addirittura, è da pazzi. Allora, vediamo un attimo. Dove mi devo accostare? Fatemi scendere da questa autostrada per favore, devo rispondere a questa chiamata. Da un attimo, rispondiamo, porca miseria, ragazzi, mannaggia. Pronto? Salve signor Clinton, sono il presidente dell'istituto della scuola di suo figlio Francesco. Passi un attimo che le devo dire una cosa. Va bene, arrivo. Cioè, ok ragazzi, vi rendete conto? Non solo dobbiamo combattere contro chi ci vuole ammazzare, non solo dobbiamo combattere contro chi, che ne so, ci fa scherzi, ma adesso addirittura abbiamo ricevuto la chiamata dalla scuola. Era il preside, ragazzi, siamo stati convocati a scuola, appunto, sarà successo qualcosa e dobbiamo andare a vedere. Ma che casino, ragazzi, mo con tutti questi problemi, mo si mette pure quello a scuola, pure il nostro figlio a scuola, ragazzi, che fa casini. Vediamo, perché può essere tutto e può essere niente, però non ci voleva proprio ragazzi, una perdita di tempo che non dovrebbe accadere secondo me. Però porca miseria ragazzi, che casino. Che casino, però mi fanno solamente danni questi. Io cerco di stare tranquillo e questi qua invece fanno di tutto per ostacolarmi, capito? Mannaggia ragazzi, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Vabbè, comunque andiamo a vedere, andiamo pure piano qua, che è un mezzo casino oggi. Andiamo piano, siamo a 280. Ok. Mannaggia la miseria, ragazzi, mannaggia, ci mancavano solo questi. Ok, andiamo a scuola. Vediamo un attimo se da qua va bene. Porca miseria, ma si è messo pure quello. Si è messo pure quello. Non mi ricordo più dove sta l'istituto, ragazzi. Non ci andiamo quasi mai.
Ok, però mi sa di qua, ok. Ah sì, è di là la scuola, perfetto. Mannaggia, vediamo di risolvere questa questione. Però, a quanto vedo, c'è un po' di movimento, ragazzi, quindi da quello che vedo, e penso che non siamo stati convocati solo noi, perché alcune di queste macchine le conosco, sono alcuni dei membri dei Families. E la Porsche, la 500X, qua la Stelvio. E qua vedo le moto dei ragazzi. Quindi sta pure quella là di nostro figlio. Eccola qua, il KTM. Andiamo a vedere, ragazzi, andiamo a vedere quello che succede. Mannaggia la miseria. Ma così, presentarsi a scuola così, con questo giubbottone. Allora, vediamo un attimo dove sono l'ufficio del preside. Qua stanno ancora a studiare, ragazzi, perché comunque l'università ancora va. Ok. Vediamo un po' dove stanno. Non mi ricordo. Allora, qua è un'aula. Oddio, ragazzi. Oddio. Mannaggia la miseria. Vedete questi che mi combinano a me? Sono stati convocati tutti. Perché comunque vedo, ve lo ripeto, alcuni dei families con le loro mogli, i figli. E che è successo? Vabbè, vediamo, ragazzi. Permesso. Buongiorno, eccomi qua. Mamma mia, ragazzi, guardate a quello, guardate a quello. Mannaggia la miseria, mannaggia, ragazzi. Ok, vedo che ci siamo tutti. Il preside ha da dirmi qualcosa, ragazzi, sicuramente. Dica, dica, signor preside, dica. Salve, signor Clinton. L'ho convocata perché suo figlio Francesco ha partecipato a una rissa all'esterno del mio istituto stamattina. Questa cosa è molto, molto, molto grave. All'inizio dell'anno scolastico, Francesco è stato sempre un alunno modello, gentile, pronto a studiare, pronto a imparare, ma nelle ultime settimane non lo riconosco più. È più svogliato, più aggressivo, poco attento. Lei deve stare attento, signor Clinton, deve capire chi frequenta, quindi per quanto mi riguarda, la punizione sarà una settimana a casa e dovrà essere lei a fargli capire che deve cambiare. Perché se va avanti di questo passo, non so, potrebbe fare una brutta fine. Stia attento a suo figlio. Ragazzi, me l'ha combinata grossa questa. Me l'ha combinata grossa. Mo' è inutile che non guardi, ragazzi. Mo' quando andiamo a casa faccio i miei conti, eh. E mo' è un macello, ragazzi. Mo' è un macello veramente. Che ha combinato questo? E beh, allora che è sta storia qua, tutti quanti voi? Vi dovete comportare bene qui, capito? A scuola. Ogni volta che venite a scuola dovete comportarvi bene. Non voglio più sentire niente qua. Ok? Andiamo, e non fiala, mo mi devi seguire. Mo ragazzi, mo sì. Mo punizione. Non eravamo stati duri finora, mo lo saremo. Perché sennò qua è un macello. Andiamo, e non fiatare, né se né ma. Arrivederci, preside, arrivederci. Andiamo. Hai visto che mi hai combinato a me? Hai fatto fare una brutta figura qua nella scuola. E poi hai visto quanto paghiamo la retta? 10.000 dollari al mese. Vedi quanto mi costi? E che fate le risse? Ancora con queste risse? Cioè, ok, che volete difendere gli amici, però esiste il preside apposta. E lo dicevi al preside, era meglio, no? No, non finisce qua, ragazzi. Ora non ci faremo fregare qua come genitori. Ora abbiamo superato i limiti. Non possiamo essere presi di nuovo in giro. Stavolta la lezione la prende. Prendi pure la moto e seguimi. Prendi pure la tua moto e seguimi. Ora lo portiamo a casa, ragazzi. Non sarà più nella casa nel deserto, innanzitutto, perché lo voglio tenere sotto controllo. E quindi starà qua all'Eclipse Tower. Almeno lo posso tenere più sott'occhio quando il pomeriggio Franklin esce. Comunque può passare a vedere che fa. Me l'ha fatta grossa, ragazzi. Questa me l'ha fatta grossa, Ma perché non tanto la rissa in sé, perché ne abbiamo fatti pure noi di risse, però facciamo brutte figure, ragazzi. Facciamo brutte figure a scuola con gli altri genitori. È brutto, capito? È veramente brutto. Seguimi. Ora vi faccio vedere, ragazzi, perché la punizione sarà molto esemplare questa volta, eh. Sarà una bella punizione che non lo rifarà più. Bello, ancora si diverte con quello,
Mamma mia, ragazzi, l'abbiamo stracciato. Ok, andiamo. Allora, mo ti spiego le cose come stanno, ok? Allora, abbiamo detto che tu per una settimana devi stare a casa, ha detto il preside, ok? Siete stati espulsi, cioè, vi siete fatti pure espellere dalla scuola, vi rendete conto? Allora, innanzitutto, fino a tempo che decido io, non c'è tempo perché lo decido io, ok? Questo qua non si tocca. Mo lo chiudo qua dentro e non lo prendi. Uno. Quindi posiamo il motocross qua dentro e non lo prendi più. Lo dico io quando va preso, ok? Allora, due. Allora, il telefono sequestrato. Preso, perché tanto puoi stare con là di casa. Ok, ti basta solo un numero. Devi chiamare a me e basta. Quindi abbiamo detto KTM, fino a tempo che decido io, sarà chiuso qua dentro. Vai a scuola e torni, non vedi amici. E ne Jasmine. Poi, non voleva arrivare a questo. Però non pensa che io sia nato ieri e sappiamo che hai comprato la PlayStation e hai guidato la macchina di Geremia senza patente, la Fiat Uno, perché poi me l'ha detto Geremia, eh. Avete preso pure le mie pistole. Niente. No, no, niente ragazzi, mo si fa punizione fino a tempo indeterminato, ok? Perché lo decido io. Ora basta ragazzi, cioè hanno voluto scherzare, hanno voluto passare i limiti, no? Perché fin quando prendeva la moto, ok, fin quando tornava tardi la sera, va bene, però quando si tratta già di fare la rissa, la pistola, allora abbiamo superato i limiti, capì? Ok. Questo non lo prendi più, ma ristacco le chiavi qua, eh. Ok, ragazzi, ho staccato le chiavi, voglio vedere come lo metti in moto. Ma bisogna farlo così, ragazzi. Bisogna prenderlo in tempo, capisci? Questa situazione qua. Perché se mo diciamo vabbè, non fa niente, va bene. E dopo fa peggio, capito? Quindi, quello che non ci è stato insegnato a noi, a Franklin, lo insegniamo a lui. È molto meglio. Andiamo sopra. Ok, perfetto, ragazzi. Siamo a casa e deve sta qua. Mo è inutile che piange, eccetera. Perché quando rubavano le mie pistole e hanno fatto la rissa, sorridevano là, capito? Ridevano là. Mo' ti becchi la punizione. Poi se ti comporti bene, se vediamo che veramente a scuola riprendi e non fai cazzate, allora la punizione te la toglierò molto presto. Però per ora deve essere fatto così. E non si discute, non voglio sentire niente. A posto. Mo' qua farò venire Tracy e Toretto, lo metto come bodyguard a Toretto, vedi come esci da qua dentro. Toretto ti viene a prendere e Toretto ti porta a scuola. Ho deciso così, punto. A posto, ragazzi, tanto comunque qua c'è tutto comunque. Computer per studiare, la PlayStation è levata, ragazzi, tolta. Si pensava che non lo veniva a sapere, ehi ragazzi. Veniamo a sapere cose più pericolose, non veniamo a sapere una PlayStation. A posto. Poi è quasi tutto a posto. Ok, qua abbiamo chiuso. Vabbè, voglio qua ragazzi di dormire, eh. Niente, così si fa. Volevo fare altre cose in questo video, ma mi hanno costretto ad andare a scuola. Vedete un po' cosa dobbiamo passare qua. Niente, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se la punizione è giusta. E speriamo che non fa qualcosa di nascosto. Dai, bello.